Benvenuti in questo nuovo video, io sono Raffaella di Microcose e oggi vi porto in giro per la mia regione, Friuli Venezia Giulia. Facciamo una gita turistica. Sto andando in montagna in uno dei posti più famosi e più belli della mia regione. È un gruppo di laghi. Se non avete già indovinato, andiamo ai laghi di Fusine. Vado su con una missione fotografica, mi sono portato tutto il necessario, dai cavalletti ai filtri ND, perché voglio fotografare l'acqua. Magari mi giro la GoPro e riuscite a vedere qualcosa del di fuori. Opp, eccolo! Oggi troverò sia piccole cascate che l'acqua del lago, che generalmente è ferma. Le cascate si possono fotografare in lunga esposizione e si ottiene l'effetto seta, oppure con una breve esposizione e l'effetto è quello di congelare il movimento. Se siete al mare le stesse opzioni le avete con le onde che si infrangono in riva. Con il lago invece la situazione si fa più complessa. Infatti possiamo fotografarlo sempre con effetto seta oppure congelato, ma possiamo anche cercare di avere sulla superficie dell'acqua il riflesso del panorama che lo circonda oppure scegliere di fotografare il lago con il fondo visibile. Prima di cominciare iscriviti al canale e clicca la campanellina per non perdere i prossimi video. Allora, direi che siamo arrivati. I laghi sono un po' più su, ma proseguiamo a piedi che è più bello, anche perché qui c'è un torrente dove si possono fare delle foto all'acqua in caduta, in movimento. E speriamo che ce ne sia abbastanza perché io non sto sentendo rumore, forse anche perché ho le cuffiette. Sì, sento un po' di rumore di acqua, quindi probabilmente ce n'è abbastanza. Andiamo! Per fotografare l'acqua in tutte le maniere possibili bisogna portarsi un po' di attrezzatura. Innanzitutto una fotocamera. Ne basta una che vi permetta un controllo manuale dello scatto e che vi dia dei file finali in RAW. Non serve chissà che macchina. Poi vi servono degli obiettivi oppure uno zoom. Infatti per fotografare l'acqua si possono utilizzare tutti gli obiettivi, ma va sempre considerata la location e il risultato finale che vogliamo. Quindi se preferiamo foto panoramiche ci porteremo un grand'angolo, se invece vogliamo il dettaglio o il soggetto principale si trova parecchio lontano da noi, useremo un teleobiettivo. Io mi porto spesso tutte e due le soluzioni oppure uno zoom che mi riempia parecchie focali. Se avete obiettivi con attacco diverso dalla fotocamera, mi raccomando portatevi anche un adattatore, non fate come me che molto spesso lo lascio a casa. Poi servono alcuni filtri. Sì, so che si pensa subito a quelli di Instagram, ma no, servono dei filtri veri di vetro da montare sull'obiettivo. I filtri servono per fare alcuni effetti sull'acqua che non sono realizzabili in maniera differente e non sono realizzabili in post-produzione. Servono il filtro ND o a densità neutra per fare le foto a effetto seta e il filtro polarizzatore per gestire i riflessi. Ovviamente serve un cavalletto. Se volete fare lunghe esposizioni è indispensabile. Ce ne sono di diversi tipi e altezze, non serve necessariamente uno alto, può bastare anche uno più piccolo, anche 45 cm, ma deve esserci. Io di solito me ne porto due, uno un po' più alto, uno un po' più piccolino, per magari fare delle inquadrature dal basso o delle macro o altre cose del genere. Poi servono delle schede SD, le batterie di scorta. Inoltre, se potete, portatevi uno schermo aggiuntivo oppure collegate lo schermo del telefono a quello della fotocamera in maniera da vedere la foto meglio, un pochino più grande. Eccola la nostra cascata! Per fare l'effetto congelato come in questa foto basta un tempo di scatto breve associato a un diaframma più aperto o agli ISO più alti, dipende dalla quantità di profondità di campo che cerchiamo. Invece per fare l'effetto seta sull'acqua in movimento servono tempi lunghi con diaframmi chiusi, gli ISO bassi, un cavalletto e un filtro ND che sta per densità neutra 1000 o almeno 64. Il tempo e la densità del filtro dipendono dalla luce e dalla velocità dell'acqua. Se non usate il telecomando mettete un autoscatto di 2 secondi per evitare le vibrazioni della macchina quando premete il pulsante. Ed ecco qua la foto, l'inquadratura mi è venuta decisamente male, però l'effetto seta c'è. E dopo la cascata ecco il lago inferiore di Fusine. Come abbiamo detto prima, anche il lago può essere fotografato con tempi veloci o lenti per avere un diverso effetto finale. Per avere l'effetto seta quindi servono tempi lunghi con diaframmi chiusi, il cavalletto e il filtro ND.
Se l'acqua è davvero molto ferma, potrebbero bastare tempi non troppo lunghi come in questa foto. L'effetto è una superficie talmente ferma da rendere la superficie del lago liscia come un vetro. In questo caso invece c'è una leggera brezza che forma un'increspatura sull'acqua e l'effetto finale ha questa disomogeneità. Si può provare con tempi più lunghi per avere un effetto più omogeneo, ma l'increspatura comunque renderà l'acqua meno piatta. Come per le cascate per il Mare Mosso, per avere l'effetto congelato servono tempi brevi con diaframmi aperti o ISO elevati. L'effetto specchio, invece, bisogna cercarselo, nel senso che devi avere le acque veramente molto ferme, una luce che incide nella maniera giusta sulla superficie e il sole che non si riflette nel lago, altrimenti l'immagine verrà poco nitida. In questo caso una lunga esposizione ci aiuta a avere l'acqua più piatta possibile, quindi anche in questo caso consiglio un filtro ND e un cavalletto. Se invece vogliamo avere il fondale del lago nella nostra foto, montiamo un filtro polarizzatore per evitare che le luci parassite si riflettano dall'acqua. Va ruotato in modo che schermi la luce nel modo giusto per farci vedere sotto la superficie del lago. Anche in questo caso possiamo effettuare una lunga esposizione per raggiungere l'effetto seta, posizionando il filtro polarizzatore sopra un filtro ND. Comunque, prima di avere il fondale in vista in una foto, assicurarsi che il fondale abbia qualcosa di bello o particolare da vedere, altrimenti è meglio lasciar perdere. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo che se ti piacciono questi video devi iscriverti al canale e cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornato. E ti saluto con una foto dal Lago Superiore di Fusine e alla prossima!